Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenute sul canale, benvenute in questo video, in questo nuovo video in cui vi parlerò di top flop preferiti più utilizzati al mese. Sarà un video, prevedo, abbastanza lungo perché non lo registro da 2 mesi e ho tanti prodotti di cui parlarvi e quindi iniziamo subito, non ci perdiamo tantissime in chiacchiere. Come al solito non vi parlo dei prodotti della vaschetta di Sephora, ovvero quelle degli interminabili, che magari il cui video magari vi lascio qua sopra, ma parleremo di altri prodotti che ho accostato a quei prodotti che voglio finire, delle novità, alcuni ripescaggi e così via, in modo tale da riuscire a parlarvi di questi 2 mesi cosmetici. Iniziamo subito, non ci perdiamo tantissime in chiacchiere. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è sicuramente il fondotinta di NYX, l'HD Studio Photogenic. Io non mi ricordo se ve l'ho già promosso in passato, però questo fondotinta è un fondotinta che a me piace veramente tanto. La colorazione che posseggo io è la 104 Sand Beige, adatta anche a questo incarnato che è diventato ancora più bianco rispetto al precedente, e considerate che io questo l'ho utilizzato in viaggio a Londra e nonostante le mille intemperie, nonostante la pioggia, nonostante il freddo, questo ha resistito perfettamente. È un fondotinta che mi piace perché non solo è resistente ma soprattutto è molto leggero ma pigmentato, cioè significa che vi garantisce una media coprenza, non è proprio altissimissima però non è nemmeno bassa, quindi la definirei proprio media, una media coprenza che però non fa strato, quindi è un fondotinta molto sottile che non si avverte, che non fa pastone, risulta molto naturale sull'incarnato e per questo io lo adoro follemente. Dà proprio un effetto fotografico che inoltre è molto bello, e quindi se della ricerca di una fondotinta che abbia una media coprenza, una buona durata, anzi definirei un'ottima durata, adatta alle pelli, anche alle pelli miste e grasse, questo io ve lo consiglio tantissimo, quindi rientra nella categoria top del mese. Sempre in casa NYX Professional Makeup, altro preferitissimo top del top è questo correttore, l'HD Studio Photogenic nella colorazione porcellana. Adesso la colorazione per me è perfetta, sicuramente per voi che sarete abbronzate sarà molto chiaro, però questo correttore, come correttore illuminante, principalmente quindi illuminante, non lo utilizzo per correggere perché altrimenti un colore del genere andrebbe a rendere le mie occhiaie troppo grigiastre, però ci sono tantissime colorazioni e quindi potete trovare quello adatto a voi, ma questo io lo utilizzo come correttore illuminante, ha una media coprenza, ha una proprio determina una luminosità che ovviamente è riflettenza, non è quella per l'escenza, quindi non è shimmer, che mi piace davvero tanto. Non mi va nelle pighette, e sapete che io ho le pighette sotto gli occhi, generalmente i correttori molto cremosi si infiltrano, mentre questo assolutamente no. Mi illumina il contorno occhi, quindi lo utilizzo proprio per illuminare quelle parti del viso e anche quello che ho su oggi, e mi piace veramente tanto perché non fa nemmeno strato. E quindi se amate come me delle basi coprenti che però non danno quello spessore eccessivo, questo è un prodotto che fa al caso vostro. Di quest'altro prodotto ne avete talmente tanto sentito parlare, non solo da me ma anche dalle altre persone, che io penso sarete molto scocciate nel vederlo, però è veramente strepitoso, ovvero l'illuminante di Puro Bio. In particolare vi parlo dell'illuminante 01, questo dorato, come potete vedere c'è già la conchietta perché l'ho utilizzato veramente tanto, credo che sia un illuminante veramente veramente bello. Fa parte della collezione Resplendent, ma io credo proprio entrerà in gamma permanente di Puro Bio, ed è questa meraviglia qua. Una meraviglia assolutamente bella, assolutamente luminosa. Sinceramente fa sfigurare molti illuminanti noti, come quello Beck o quello di MAC, e non hanno questa luminosità, seppur io ami anche quello. Quello di Puro Bio ha una consistenza un po' più cremosa, cioè una texture che non è proprio sottilissima, infatti lo dovete stendere per bene, però la luminosità, proprio l'effetto bagnato che dà questo illuminante, che può essere utilizzato anche come ombretto, ho fatto anche questa prova ed è assolutamente meraviglioso, non lo dà nessun altro illuminante. Quindi come texture mi piace, ovviamente deve essere
essere leggermente attenzionata e magari per chi ha dei pori dilatati, molto dilatati, non è proprio la texture della propria vita, ma chi ha i pori dilatati non dovrebbe utilizzare generalmente un illuminante, cosa che per esempio nel mio caso non avverrà mai, però nonostante questa texture un po' più cremosetta, è troppo luminoso, è troppo bello e soprattutto adesso con il sole proprio che riflette sul viso è davvero uno spettacolo, c'è proprio da quell'effetto bagnato che a me piace davvero tanto. Veniamo ai blush. A parte i blush da smaltimento che già conoscete molto bene, ci sono due prodotti di cui vi voglio parlare, una riscoperta e una novità. Tra le riscoperte sicuramente questo blush di Sleek, ve ne ho parlato forse tanti mesi fa ed è questa meraviglia qui, un blush che sicuramente fa molto estate, è molto pigmentato e si chiama Flamingo, è un blush che è rosato, dura veramente tanto, a me i blush di Sleek nonostante non siano molto conosciuti piacciono veramente veramente tanto, sono setosi, sono molto pigmentati, si aggrappano alla pelle e non vi dico che dura saranno 12 ore, ma sulla mia pelle quelle 7-8 ore se le fanno tranquillamente. Ed inoltre questo per esempio è matte, ce l'ho da diversi anni, ma da tanti anni, e ancora non c'è nemmeno una conchietta. Quindi questo è stato uno dei più utilizzati al mese, insieme a un altro prodotto che è nuovo, che vi ho fatto vedere in un video haul, credo 2 video haul fa, ed è il California. Seppure io non l'abbia utilizzato tutti i giorni, quelle 5-6-7 volte in cui io l'ho utilizzato da quando ce l'ho, l'ho amato follemente, non tanto per il packaging, non tanto per la bellezza proprio di questo blush che è fenomenale, e non tanto per il colore, perché comunque un colore del genere è reperibile anche in altri brand, non ci prendiamo in giro, però mi è piaciuto proprio per la texture, perché è molto sottile, veramente tanto sottile. Proprio non fa strato sulla pelle, non dà quell'effetto polveroso sulla pelle, ma si stende perfettamente. Inoltre io l'ho messo ed è uno dei blush più durevoli e più duraturi che io ho avuto nella Makeup Collection. Questo mi ha sorpreso proprio per il suo finish, l'effetto che ha sulla pelle. Magari anche il colore fa sì che la mia pelle abbia un colorito più sano, più primaverile e più bombin, perché è questo bello aranciato, però anche la durata fa. Eppure è vero che un blush del genere costa in mini taglia 17,50€ se non erro, mentre in full size è intorno alle 34. Veniamo a un altro prodotto che in realtà è una riscoperta, perché ogni tanto vado a frugare nel cassetto degli ombretti e questo mese ho frugato abbastanza, ed è questo di L'Oreal, della linea Color Infallible, e il numero 02 Hourglass Beige. Perdonate le mie pronunce, però anche loro non si impegnano a creare dei nomi più semplici. Questo ombretto è meraviglioso, come sapete io sono in fissa con i colori luminosi in questo periodo e non solo, ed è un colore meraviglioso e come potete vedere l'ho utilizzato tantissimo, ed è questo colore qui, tanto bello, tanto luminoso, non solo come punto luce, ma non vi nascondo che l'ho utilizzato anche come illuminante ed è proprio bello, veramente tanto bello. Questi ombretti Infallible costavano, non so adesso se ancora sono presenti, però costavano tantissimo, ma veramente meritano veramente tanto, perché hanno quella consistenza cream to powder che rende meglio se applicati direttamente con le dita e non col pennello, che sono veramente la fine del mondo. Passiamo alle palette, e ce ne sono un bel po'. In particolare, sbirciando appunto nella Makeup Collection, ho uscito la Vice 4, questa palette che l'avevo utilizzata veramente poco da quando ce l'avevo, e proprio ho passato un mese intero a utilizzare semplicemente questa. Si possono ricreare tantissimi look e la maggior parte li potete trovare andando a sfogliare la galleria su Instagram, in ogni caso tutti i link vi lascio qui sotto, e utilizzando questa palette ho giocato veramente con i colori. Trovo che questa palette sia un po' varia come texture e come caratteristiche degli ombretti Urban Decay, perché per esempio ci sono gli ombretti glitterati che sì, hanno una bella saturazione, però ovviamente i glitter svolazzano qua e là, mentre i matte per esempio di Urban Decay sono veramente veramente validi. È una palette quindi che ho riscoperto, che mi piace tanto, mi piace veramente tanto. Quando dopo l'utilizzo di quella palette con i look un po' più colorati, un po' più stravaganti e avendo veramente poco tempo a disposizione per truccarmi, il resto è stato assolutamente dettato dal trucco nude, in particolare
particolare c'è stata una settimana in cui mi sono fissata assolutamente con la Naked 2 ed in particolare con un ombretto che è l'YDK, ed è stata proprio la settimana in cui ho registrato il video dei prodotti col buco, perché mi ha fatto uscire, mi ha fatto ricordare di avere diversi ombretti e diversi palette che io non utilizzavo da tempo e che comunque amavo. Per esempio questo, lo YDK, è assolutamente il mio ombretto preferito, ma già ve l'ho detto tantissime volte, è stato proprio il protagonista di look molto veloci e molto sbrigativi, anche perché è veramente luminoso, basta poi un marroncino nella piega e il gioco è fatto. E la stessa cosa è stata con questa palette, che è la Natural Be Sleek. Vedete qualche buco in più perché la sto utilizzando veramente tanto, anche le transizioni, le sfumature, il trucco di oggi l'ho fatta con questa. Da quando l'ho messa proprio su impostazione per utilizzarla, la sto utilizzando veramente tanto, perché è una palette davvero tanto utile nelle transizioni di colore e nell'utilizzo dei marroncini. Altri tre ombretti che ho utilizzato sono stati questi tre, i refill di Wycon, che sono veramente veramente belli, veramente validi. L'unica accortezza è con il viola non è pigmentato alla prima passata, e ve l'ho fatto vedere anche in un tutorial precedente, che magari vi linko qua sopra, ma deve essere comunque un ombretto che deve essere stratificato, un po' più duro rispetto agli altri due, che invece sono veramente ottimi. Io li amo e li stradoro, perché possono essere utilizzati tranquillamente nelle transizioni. Avete visto che ho fatto anche uno smokey eyes con questo, sempre su Instagram. Mi devo mettere un po' giù a registrare qualche get ready with me e qualche tutorial, ma giuro che recupererò prima o poi. Quindi vi dicevo che questi due ombretti sono veramente fenomenali. Quello viola deve essere stratificato leggermente, magari se utilizzate una base sotto è ancora meglio perché si aggrappa più facilmente, però quando voi lo stratificate poi comunque regge tranquillamente, non è un colore che va via oppure sbiadisce, ma se è fissato bene con le giuste accortezze è anche lui appunto fenomenale, però è giusto che io vi dica esattamente cosa ne penso. L'ultima settimana in cui invece sono stata a Londra mi sono portata dietro questa palettina insieme a qualche ombretto Ian. Questa palettina è quella di Nabla, in particolare ho sfruttato un po' di più tutte queste colorazioni che fanno parte principalmente della collezione invernale, tranne questo che è Mystic ed è nuovo. Vi posso dire che io già Mystic lo adoro follemente, mi piace veramente veramente tanto, perché è un colore luminoso che merita davvero tanto, soprattutto se volete ricreare quei look molto semplici, proprio da battaglia, con un malvino su tutta la palpebra e una sfumatura esterna che sia marroncino o malvina, non importa, ma comunque è un trucco molto molto leggero. Ho adorato follemente tutte le colorazioni, in particolare Absinthe, in particolare Fahrenheit, ma anche Caramel. Sono delle palettine che consentono, comunque ho creato questa palettina che consente di fare trucchi un po' più caldi, e a Londra mi sono sbizzarrita con qualche trucco un po' più caldo, anche se la luce dell'albergo era talmente tanto brutta che credo di non essermi truccata mai così tanto male. Infatti non avete visto nemmeno mezza foto dei miei trucchi del giorno. Veniamo ai mascara. Queste due sono le novità di cui sicuramente vi volevo parlare, ovvero il mascara di Kiko della Summer 2.0, quindi che adesso trovate in offerta intorno ai 5€, e io non riesco a trovare il negozio, ma è presente solamente nello store online, però se vi capita di fare un ordine assolutamente questo dovete comprarlo. Vi posso dire che questo mascara è stata assolutamente una rivelazione, la rivelazione del mese. Ha questo scovolino che è molto molto sottile, e questo cosa consente? Consente di andare ad aggrappare le ciglia proprio dalla radice e allungarle. Non vi potete ciecare perché è impossibile ciecarvi con uno scovolino del genere, ed inoltre può essere stratificato, cioè significa che con due passate per me raggiunge proprio l'optimum, perché mi dà lunghezza, mi dà volume, è abbastanza nero ed inoltre rende le ciglia proprio elastiche, cioè se io le tocco trovo che le ciglia siano belle morbide e quindi non c'è il rischio che durante il corso della giornata si sgretolano, sentite proprio delle ciglia che sono molto molto pesanti. Quindi assolutamente questo è il top del top del top del top. Altro mascara che mi è piaciuto ma non a quel livello è il Mega Volume, il Miss Baby Roll di L'Oreal. Questo lo potrei inserire nella categoria dei nip, più che top e flop, perché l'effetto sulle ciglia mi piace davvero tanto. Già
Già questo con una passata vi rende le ciglia veramente volumizzate, è un effetto che mi piace abbastanza. Qual è il problema? Che uno ha lo scovolino che è abbastanza rigido, ciò significa che quando ve lo passate sulle ciglia si sente proprio l'effetto crrr, come se ci fosse proprio un attrito tra le ciglia e lo scovolino, che non potete avvicinare troppo nella mucosa, nella porzione interna, perché è un po' vi graffiate. Quindi lo scovolino, nonostante comunque dà proprio questo effetto incurvante pazzesco, non è proprio uno dei miei preferiti. L'altra cosa che a me non piace tantissimo è il fatto che appesantisca un po' le ciglia, nel senso che a differenza di quello di Kiko, che mantiene le ciglia comunque elastiche, questo invece le rende un po' più secchiette e soprattutto ve ne rendete conto, uno se lo stratificate, perché l'effetto diventa bello bello importante e bello bello brumosetto, e soprattutto ve ne rendete conto nel corso della giornata, perché andandovi a toccare le ciglia si notano queste ciglia un po' più raggrinzitelle. Quindi non è male come effetto, però tra i due mascara sicuramente preferisco quello di Kiko. Veniamo agli eyeliner. Questo è stato il mese degli eyeliner, ed in particolare il mese degli eyeliner Essence. Ne ho due da mostrarvi, che sono il Cushion Eyeliner, che ancora sto provando e sto cercando di capire, ma più o meno credo di essere giunta a una conclusione, che questo eyeliner io non lo ricomprerei mai più. Perché? È un eyeliner cushion, quindi è come quei fondotinta che si usavano, che andavano di moda appunto negli scorsi anni, e adesso un po' meno, in cui voi pucciate il pennello e andate a fare la vostra riga. Cos'è che mi piace e cos'è che non mi piace? Mi piace il fatto che sia di un nero intenso, cioè una volta che voi riuscite a stratificarlo è di un nero intenso. Cosa non mi piace? Il fatto che il pennello si deve pucciare il pennello, però questo eyeliner non è che scivoli benissimo sulla pelle, cioè scivoli benissimo sulla pelle, lo dovete pucciare diverse volte e non è proprio scriventissimo, non è proprio, o meglio, non è proprio omogeneo proprio alla prima passata, infatti dovete stratificarlo un po' più volte per ottenere proprio un colorito, un colore che sia veramente nero intenso. Questo che cosa consente? Consente che se magari avete una mano ferma non ci sono grandissimi problemi di gestione dell'eyeliner. Se invece avete già problemi con l'eyeliner, oppure avete beccato la giornata, no, farete un casino abnorme. Soprattutto io ho trovato le difficoltà nel fare la codina, nonostante io utilizzi il pennellino di Essence, che è abbastanza sottile e che comunque quello mi piace abbastanza. Altro problema è che dal pennello non se ne va proprio via, cioè se voi non lavate subito il pennello, questo prodotto si secca proprio sul pennello e non si stacca molto facilmente, cioè non sono riuscita a pulire i pennelli per come si deve, nemmeno con il saponetto, con la saponetta appunto l'isoforma. Quindi questo è un eyeliner che non se ne va tanto via. Però d'altro canto, per esempio, è capitato che ieri ci ho dormito su e se n'era andato proprio sulla codina, quindi non se ne va dal pennello ma dal mio occhio se n'è andato, nonostante comunque sia stata colpa mia assolutamente, perché per il resto regge abbastanza, però trovo che sia un po' troppo secco proprio per il mio occhio, un po' troppo aggrappante, poco facile da utilizzare, poco comodo e poco veloce soprattutto come mezzo. Cioè tra questo per esempio è un classico eyeliner in gel, sicuramente preferisco l'eyeliner in gel. L'altro eyeliner invece di cui vi voglio parlare è questo di Essence, il Waterproof. Questo l'ho adorato proprio ai livelli estremi, perché è un eyeliner waterproof, ha resistito alla pioggia di Londra, e questo ve lo ripeterò sempre, ha resistito tutto il giorno alla pioggia di Londra, e quindi è un eyeliner che a me piace tantissimo, perché io lo mettevo e lì rimaneva proprio per sempre. Eppure è vero che essendo un eyeliner liquido secca un pochettino più la palpebra, cioè notate qualche pieghetta rispetto a quella in gel, però per me non è assolutamente male. Il pennellino è sottile e se non avete grandissimi problemi di manualità vi consente di fare delle righe eyeliner veramente precise, anche per chi magari è alle prime armi, quindi io ve lo consiglio assolutamente, soprattutto perché dura tanto, è di un nero intenso e costa veramente poco, perché credo si aggiri intorno ai 2,50€ circa. Sopracciglia, le mie combo del mese sono state
queste due, ovvero la Precision Eyebrow di Kiko nella colorazione 06 e il marker di Kiko, sempre l'Eyebrow Marker, nella colorazione 03. Generalmente cosa facevo? Andavo ad applicare questo andando a definire più o meno la forma delle mie sopracciglia e poi andavo a riempire con questo, e questo è una combo assolutamente fenomenale in estate perché dura veramente tanto. Non ho avuto assolutamente problemi di gestione delle sopracciglia, nonostante io debba ridisegnare un pochettino la punta e debba dare una forma più o meno decente alle sopracciglia. Per quel che concerne le labbra, se siete d'accordo, vorrei fare un altro video top e flop del mese, però due prodottini ve li inserisco lo stesso e ve ne parlo in velocità, ovvero della Melted di Too Faced, che è nella colorazione Chihuahua. Questo colore che a me piace tanto perché è quei classici nude marroncini che mi ispirano abbastanza. Ve la mostro semplicemente perché per me non è magari un flop totale, però è un nì, perché non riesco a capire come queste Melted vi piacciono tantissimo, perché uno, non durano per niente, cioè io dopo due orette più o meno non ho più niente sulle labbra, se non un sottile velo di colore, e nonostante questa comunque sia una mia taglia, l'abbia presa insieme a tanti altri prodotti, non la riacquisterei mai in full size. Da una Melted che costa almeno 20 euro, se non erro, se non di più, non so benissimo, mi aspetto che almeno duri. In realtà questa non dura poi così tanto, cioè secondo me la qualità non giustifica il prezzo, e prodotti del genere li riesco a trovare reperibili anche da Essence. Altra palette che sinceramente non è né carne né pesce è questa palette di NYX di Rossetti, che è proprio della specie The Pinks. Avevo swatchato la mia amica Vale la palette di rossi di NYX ed era fenomenale, strepitosa, mentre questa dei rosa non mi convince per niente, perché sono dei colori davvero tanto tanto slavatini, dei colori che scrivono veramente poco, cioè se li potete vedere sono molto sheer, non durano niente, durano veramente poco, e quindi questa la metterò in valigetta da lavoro per chi non ama i colori molto accesi, magari proprio da utilizzare quasi come se fossero dei lucide labbra, perché non mi ispirano per niente e non mi piacciono poi così tanto da utilizzare come rossetti, o come rossetti proprio come intendo io, quindi un rossetto che sia bello bello pieno. E poi finiamo con due prodotti che non sono di make up, che sono un prodotto NYX, ovvero questa crema dell'Ante Ricci di Giada. L'ho provata veramente tante volte, veramente tante tante volte, e ho dei dubbi fondamentali. Loro la definiscono crema dell'Ante Ricci, secondo me invece è una crema modellante di ricci che già voi avete. Cioè, se avete dei capelli come i miei, che in questo momento purtroppo non sono né carne né pesce, e che non hanno proprio un riccio molto definito, questo purtroppo a causa proprio delle piastre che ho fatto nel corso del tempo, questa crema va a fissare i vostri ricci, non va a crearvene, a elasticizzare il capello e magari definirvi i vostri. A differenza per esempio di quella di Bioefficina Toscana che ho utilizzato l'anno scorso e che mi rendeva i capelli decisamente più belli, proprio belli da vedersi. Mentre con questa trovo che si rifissa, si riesce a mantenerlo nel tempo, comunque il capello più mosso, più riccio, ma non mi va a definire riccio così come volevo io. Quindi sinceramente da questo punto di vista non mi è piaciuta. Inoltre ne basta veramente un pizzichino, perché se esagerate agli inizi quando non sapevo come gestirla, ne ho esagerato un po' con le quantità, mi andava a appesantire tantissimo il capello, perché è molto nutriente, è molto idratante, c'è l'aloe vera, ci sono tanti olietti, come anche il burro di karité, il gel di aloe, che danno un effetto anticrespo. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista del nutrimento, è abbastanza buona, però non eccedere troppo perché sennò appesantisce il capello. Quindi è una crema che io ho utilizzato, vi faccio vedere che ho utilizzato veramente veramente tanto in combo anche con altri tipi di shampoo, non lo so, non mi ha convinta al 100%, magari ne riparleremo in seguito, però per adesso rimane nella classe dei NYX. Mentre il bocciatissimo dei bocciatissimi è questo, ovvero una crema capelli ristrutturante che mi aveva ceduto la mia amica Vale, perché a lei non faceva niente. E ovviamente abbiamo dei capelli un po' simili, nel senso che i suoi magari sono più sfruttati rispetto ai miei, lei ha i capelli molto più sottili, io no. Però questo è come se mettete l'acqua fresca, anzi io credo
perché è una crema meno idratante rispetto all'acqua fresca, perché si applica sulle punte come la Phyto 9, però da quel che ne ho sentito parlare la Phyto 9 è tutta un'altra storia. Questa andate ad applicarne un pochettino su tutte le punte e dovrebbe togliere l'effetto crespo, dovrebbe andare a ammorbidire il capello. In realtà non mi fa niente di tutto ciò. L'ho utilizzata anche oggi, ieri, l'altro ieri, ma io le punte me le sento molto molto secche, soprattutto che adesso sono lisci e ancora di più. Quindi è un prodotto che io non vi consiglierei per niente al mondo. Detto ciò, credo di aver finito anche con i prodotti più utilizzati, top, flop, ni del mese. Abbiamo finito, quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao!